Hai bisogno di crediti? Vai su VIPcoins FIFA, troverai il codice, coupon e link qui in descrizione. Salve a tutti ragazzi, io sono Giovispo dallo staff di Noi Malati di Foot, benvenuti nella player review di Fabian Schär, difensore della Svizzera e del Basilea in questa versione IF in form con 77 di rating. La recensione di un difensore è sempre alquanto difficile, perché ci sono vari fattori da tener conto, che sono più difficili da valutare rispetto ad un centrocampista o un attaccante. Ad esempio, la fase difensiva e tutto ciò che lo riguarda, come il contrasto, la marcatura e altro. Partiamo dalla velocità. Paragonandola ad altri DC, difensori centrali, è davvero ottima. 79 sulla carta con 78 accelerazione e 80 velocità scatto. Riesce abbastanza bene a raggiungere gli attaccanti avversari. Peccato però che abbia una fase difensiva discutibile, perché spesso e volentieri perde la marcatura e questo è una grande pecca, perché se un DC si perde l'uomo sono cavoli amari. Soprattutto se non avete terzini o difensori centrali abbastanza veloci nel recuperare l'uomo. Comunque sulla carta ha 81 di difesa con 81 intercettazioni, 75 marcatura, 83 contrasto in piedi e 80 di scivolata. Ha una buona scivolata ed una buona capacità nel intuire i movimenti e i passaggi avversari. E mi è piaciuto il suo contrasto in piedi, perché riusciva, senza far fallo, a strappar palla agli avversari, aiutato sicuramente dal suo fisico, più che altro dalla sua forza, 92 sulla carta, che io non ho considerato come un pro, perché alcune volte non faceva valere la sua grande forza, almeno sulla carta, e in generale ha un 86 di fisico con 85 resistenza, 91 forza e 76 aggressività. Ha un fisico accettabile, resiste abbastanza bene ai contrasti ed è aggressivo, ma non troppo. Una sola cosa devo citare del suo tiro, perché per un DC non è molto importante saper tirare, ma deve saper difendere. Ha degli ottimi rigori, perché quando mi è capitato un rigore a favore, ho visto che è andato subito lui alla battuta e non me l'aspettavo. Poi, andando a vedere sulla carta, ho visto un 83 di rigori, che per un difensore centrale è un valore davvero ottimo. Nel fisico possiamo anche far rientrare l'equilibrio, perché l'equilibrio per l'appunto serve a non cadere quando si effettuano i passaggi e nei contrasti. Sulla carta ha 74 di equilibrio, che in game a parer mio è giusto, perché alcune volte cadeva nel passar palla, perché perdeva per l'appunto il suo equilibrio. In generale ha dei buoni passaggi, ma mi sono piaciuti i suoi passaggi lunghi, sia con il sinistro che con il mancino, perché comunque ha 4 stelle piede debole, che sono davvero una cosa positiva per un difensore centrale. In generale ha 72 di passaggi con 70 di visione, 62 di cross, 76 passaggi corti, 85 passaggi lunghi e 57 di effetto. I suoi passaggi lunghi mi sono piaciuti perché sono davvero buoni, poi ne sbaglia davvero pochi o quasi mai li sbaglia. Anche se sulla carta possono sembrare valori bassi, tipo il 57 di effetto, 62 di cross e altro, in game sono accettabili. Il suo work rate e il suo piazzamento, a parer mio, rappresentano una pecca per questa carta. Ha alto alto con 61 di piazzamento. In game, quella alto alto diventa un alto offensivo e medio difensivo. Stava molto più a centrocampo che in difesa. Con questo work rate potrebbe fare, a parer mio, il CDC oppure il CC, cioè il centrocampista, un piazzamento che di certo non lo aiuta a mantenere la posizione. Ha un buon colpo di testa, anche se sulla carta è una delle caratteristiche più importanti. Ha 87 di elevazione e 92 di precisione di testa. Salta abbastanza bene e la sa colpire abbastanza bene di testa. Ve lo consiglio in una difesa a 4 con un terzino molto veloce,
perché deve recuperare l'uomo quando lui, Char, perde la marcatura. Io l'ho pagato circa 10.000 crediti e la sua fascia di prezzo è 10.000 crediti, 20.000 crediti. E per me è giusto come prezzo. Riassumendo, pro velocità 4 stelle piede debole, contrasto rigori, passaggi lunghi. Contro workouts e piazzamento e marcatura, che è un contro molto rilevante. Voto 6,5. È un difensore abbastanza buono. Forse il campionato lo penalizza un po' perché gioca nella Lega Svizzera, che a parer mio è poco usata, soprattutto per i difensori. Ma tutto sommato ha un buon prezzo, abbordabile, e potete provarlo tranquillamente. Dunque, ragazzi, la player review di Char in forma termina qui. Se vi è piaciuta, mi raccomando, non dimenticate di mettere un bel mi piace a questo video. Mettete mi piace anche alla nostra pagina Facebook. Iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti. Qui è Joey Spot, vi saluta e vi ringrazia.